Ciao amici, ben ritrovati sul canale. La mia idea è quella di prendere un treno, se ce la faccio perché sono in ritardo, e andare a Rimini per praticare una delle mie tecniche preferite, cioè il light rock fishing. Ma c'è una novità, perché andrò anche a visitare il quartiere fieristico in cui si svolgerà il Pescare Show. Ci vediamo dopo. Si tratta semplicemente di lanciare la testina. Qua è un buono spot perché ci sono parecchi nascondigli, e quindi sul fondo io faccio lavorare la mia gomma con dei piccoli saltelli e poi delle pause, perché i ghiozzi si nascondono in mezzo alle rocce, in mezzo alle spaccature del fondale, e quando vedono un pesciolino in difficoltà non esitano di solito ad attaccarlo. Però vediamo, facciamo qualche lancio perlustrativo. Poi il porto canale di Rimini è molto grande, eccolo, pesce, preso subito, è un ghiozzo go, è una specie tipica del porto canale di Rimini. Non è tanto grande, anche per essere un ghiozzo ce ne sono di molto più grossi, però oh, prima calata c'è stata una cattura. Lo rilasciamo subito. Grazie mille, bello. Però, cioè, qua possono arrivare fino a così grandi. Quello sarebbe bello. Solo che è difficile. Cioè, ma invece di andare fuori a tonni, no? Tutto sto sbattimento. Ma non è meglio stare qua, tranquilli, dalla banchina, a prendere i pescetti piccoli? Io non lo so. Sono stato a visitare il padiglione dove avverrà il Pescare Show dell'anno prossimo, dal 7 al 9 febbraio. Io ci sarò, mi raccomando, venite anche voi. Abbiamo girato un po' di contenuti, ho fatto anche qualche lancio qua per spiegare la tecnica del light rock fishing, che ora farò un po' più convinto. Comunque è già uscito un pesce, un piccolo ghiozzo go. L'acqua è molto molto torbida. Adesso sta arrivando Iari con un suo amico, il grande Iari, con cui ho fatto parecchi video tanti anni fa di light rock fishing, i più affezionati di voi si ricorderanno, e cercheremo di prendere il Dragobius, che è il target di questa pescata, sperando di prenderne uno veramente big. Oh, io ero soltanto contento di vederti, nonostante tu a te non te ne frega un cazzo. Ce la facciamo a prendere un testone vero? Come vecchi tempi? Dai, su, un testonone. Questa è una cima. Non si staccherà mai. Si è staccato invece. Ghiozzo nero? Dai Ari, lo so che ti sei rotto le palle per fare light rock fishing, però una volta ogni 3 anni me la devi appoggiare. No, ma ha tolto l'esca. Questo è una roba minuscola. Bello. No. Ma guarda quanto sono piccoli, oh. No. È un paganello. A me mi dà sempre delle belle vibes Rimini. No, si cappotta tantissimo. Oh. Wow, scorfano! Non ci credo! Uno scorfano! Ma guarda com'è chiaro! Ragazzi, uno scorfano a Rimini, tra l'altro qua, tra le barche, non mi era mai capitato. Però Iari mi ha detto che stanno arrivando anche qua. Ormai questi pesci sono super comuni, e un tempo con Iari, circa 10 anni fa, pregavamo Dio per prenderne uno, soprattutto qua. E oggi invece arrivano così. Meglio dei testoni. Ciao bello, grazie. Il mondo sta cambiando. Storicamente veramente non li prendevamo mai. Comunque mi ha dato la mangiata secca da testone, cazzo. C'è stata una moria. Eccolo. Questo che cos'è? Sì? Uè. Testone.
Spettacolo. Bello. Eccoci che è grosso. Vediamo come tirava. Oh, eccolo. L'obiettivo della pesca light rock fishing a Rimini che non muore mai. Testone. Bello, dai, questo è un Dragobius. Grande Andre. Tocca prendere quello da 30 però, eh. Stai scorfanando. Dai, ma guarda tu. Shining Charizard è tipo un testone da 30 con la coda blu. Quanti Charizard ci sono? Tanti. Storni? Sì, sì, l'ho visti, storni. Spera che non ti arrivino addosso. Quelli cagano ovunque. Tanto le mie sono forti. Ah. No! Raga! Enorme! Enorme! Tu non mi hai preso così piccolo? Così un paganello. Paganello no, gli osdinieri forse così piccoli. Il paganello non mi preso. Il mio personal worst. Questo è veramente d'acquario. No, ma una volta non c'era manco questa. No. Qui ci ho fatto le più belle pescate della mia vita. Che vita triste. Ehi! Era un ghiozzo. Sembra che i testoni siano diminuiti e gli scorfoni ormai hanno preso il sopravvento. Bello. Testone? Testone! Altro testone per Andrea, bello. Più piccolino. Un testo. Guarda che stasera esce il big, io ve lo dico. Sarebbe bello perché ritornerebbe dell'acqua. Li prendono. Guarda che roba. Questo è un ghiozzo nero. Dicono che devi usare lo 00. Eccolo. Vabbè. Ho incagliato nello stesso punto in cui ho cagliato prima. Identico. Ma che hai preso? Che hai preso? Hai uno scorpione enorme. Ah no, è un testone. È un testone gigante. Yari! No! No, Yari, questo è gigantesco. È bellissimo. Bello. Vai, eh. Comunque te l'ha detto che c'erano, non prendiamo in mezzo. Va bene così. Com'è che hai detto? Sembrava un pesce vero. Ragazzi, questo è un testone vero. Gigante, guarda che panza! E Yari ha voluto esagerare oggi. Era quello che cercavamo comunque. Guarda, guarda, non mi lascia. Che pesce! Ah, non è lunghissimo, no. Però è proprio largo. Ottimo! Manca, guarda. È vero, la dorsale. I draghi di Rimini, ogni tanto è bello tornare a trovarli. Comunque adesso dobbiamo fare di meglio. Difficile, eh? Dopo il mostro che ha preso ieri, ma più largo che lungo, quello era il bello, la larghezza. Lento lento, piano piano. Sono le 17:17. Bello. Io alle 19:43 c'ho il treno. Oh, 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 bello, bello, bello. Spettacolo. Vedi che è più lungo. Che figata. Non pesa come il tuo, però è grosso. È più, vedi, è più proporzionato. Ragazzi, questi sono i draghi di Rimini. Ne è uscito un altro dopo quel bel pesce di Yari. Anche questo è bello, anche lui è bello panzone. Questa è la prospettiva del logo. Spettacolari sti pesci. È l'obiettivo della trasferta a Rimini ogni volta e stavolta ci è andata bene perché tutti e tre abbiamo preso un Dragobius, tutti e tre abbiamo preso un testone. Lui ha voluto mangiare su uno shad, testina Molix da 2 grammi e mezzo, bello shaddino.
spettacolare, pesci bellissimi. Ti rilasciamo. Allora qua. Ciao bello, grazie. Sono pesci che non mi stuferò mai di pescare i testoni. Allora, adesso ci avviciniamo invece al lato esterno del porto. Pescheremo in mezzo alle rocce, giusto? Che cazzo è? Bello! Sarà due etti e passa. Bello, bello, bello. Andrea, cosa hai preso qua? Uno scorfanetto, tra gli scogli è bello, eh? Spettacolo, bello rosso poi. Bellissimo, bellissimo. Oh, sta uscendo di tutto qua a Rimini. Poi, tra l'altro, dietro c'è Rock Island. Madonna. Quindi è proprio un rockfish. È bello, molto. Bellissimo. Ma che resta di la schiena? No. E via. Grande, Andre. Bellissima pescata, oh. Eccolo. Scorfano, sicuro, no? Testone. No, paganello grosso. Bel paganello. C'ha una pinnetta un po' rovinata. Sennò bellissimo. Ciao bello. Allora, oggi abbiamo preso ghiozzo nero. Ghiozzo nero l'hai preso ieri? Anch'io, mi sa. Sì, ghiozzo nero. Ghiozzo go. Paganello. Testone. Scorfano. E adesso Andrea mi sa che ha preso una bavosa. Eh sì. Sì. Bavosa ruggine. Grande Andre. Un'altra specie oggi? Sì. Eccomi qua in stazione a Rimini, pronto per prendere il treno e tornare a casa. È stata la pescata più bella che abbia mai fatto a Rimini, perché sono usciti tre testoni, tre dragobius sopra i 20 cm, di cui quello di ieri e il mio enormi. E abbiamo preso anche dei bei scorfani, Andrea ne ha preso anche uno bello, per cui non potevamo chiedere di meglio a questa pescata a Rock. Per me è sempre bello venire a trovare Rimini, la patria del light rock fishing, e tornerò a febbraio, dal 7 al 9 febbraio, per il Pescare Show, per cui se ci siete sicuramente faremo due chiacchiere in fiera, e vi lascio anche qui il codice sconto per prendere i biglietti a un prezzo di 10 euro invece che 15. Grazie mille per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!